Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6, in quest'oggi riunione interlocutoria per la definizione dell'accordo di programma per la bonifica e la reindustrializzazione dei siti inquinati di Bussi sul Tirino sotto la sede della Regione Abruzzo a Pescara. Sono arrivati anche i cittadini di Bussi per chiedere di fare presto affinché venga ripristinato un ambiente vivibile e torni il lavoro. Lavoro e bonifica è quello che hanno chiesto i 150 manifestanti arrivati da Bussi a Pescara in occasione della conferenza dei servizi organizzata in Regione Abruzzo per discutere l'accordo di programma per la bonifica e la messa in sicurezza del sito di interesse nazionale di Bussi. In ballo ci sono circa 200 posti di lavoro, appesi alla possibilità di inserire nell'accordo di programma il piano industriale dell'azienda chimico-farmaceutica Filippi. Il comitato è nato per la bonifica e la reindustrializzazione. Vogliamo prima la bonifica, prima la salute dei cittadini e poi la reindustrializzazione. Alla riunione, tra gli altri, era presente il direttore generale del Ministero dell'Ambiente, Gaia Checcucci, che al termine dell'incontro ha parlato di passi in avanti e di contenuti abbozzati. Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che ha espresso soddisfazione, e il sindaco di Bussi, Salvatore Lagata. L'accordo di programma prevede questo, prevede che finalmente si possa fare la bonifica totale dei siti a monte del sito industriale e c'è già la gara che è arrivata a termine, domani dopodomani si apriranno le buste. Lo stesso accordo di programma prevede la messa in sicurezza di alcune aree interne dismesse, si stanno creando le condizioni perché possa venire un nuovo investitore che noi abbiamo scelto attraverso una delibera di consiglio che oltre a riprendersi le vecchie produzioni ha un progetto aggiuntivo per circa 180-200 persone. Voce fuori dal coro, quella del Forum Abruzzese dell'Acqua, che aveva chiesto invano di essere udito. Leggeremo il verbale, dice Augusto De Santis, pronto a rivolgersi alle forze dell'ordine. Crediamo che non sia tanto bello decidere nelle segrete stanze, anzi questi documenti la legge prevederebbe che vengano pubblicati online e resi pubblici prima della conferenza dei servizi, perché così chiunque ha un interesse in un senso o nell'altro può partecipare alla discussione, non decidere, partecipare, dare delle indicazioni, scrivere delle osservazioni anche per iscritto. Tutto ciò non c'è, non abbiamo bozze di niente, non c'è null, progetti, non abbiamo accessibilità alla documentazione fondamentale per il futuro, per i prossimi decenni della Val Pescara. Oggi è stato compiuto un grande passo avanti per il sito di Bussi, così Gianluca Galletti, ministro dell'Ambiente, commentando l'esito della conferenza dei servizi. Il ministro dell'Ambiente, aggiunge Galletti, il Ministero dell'Ambiente ha portato in conferenza una proposta di accordo di programma da calibrare sul territorio, ma già molto articolata nella cornice del ruolo di amministrazione competente che gli attribuisce da giugno prossimo la legge di stabilità. C'è una forte unità di intenti con la Regione Abruzzo e la volontà di coinvolgere lo sviluppo economico per recepire in pieno lo spirito dell'articolo 252 bis del Codice dell'Ambiente, cioè la conciliazione tra il prevalente obiettivo di risanamento ambientale e la reindustrializzazione. CGIL, CISL, UIL e UGL hanno proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti della Giunta regionale d'Abruzzo. Ai vertici dell'ente si chiede di attuare la legge di riforma della burocrazia abruzzese e di concordarne le modalità di applicazione. In ballo anche il taglio del salario dei lavoratori. Martedì 29 marzo ci sarà una riunione in regione all'Aquila per discutere del salario accessorio. Una riforma complessiva della pubblica amministrazione regionale ferma al palo, un numero sproporzionato di dirigenti in relazione ai dipendenti, uno ogni 15, il taglio del salario degli impiegati della Regione Abruzzo che ha significato la perdita di 1000 euro all'anno. Sono alcuni dei punti alla base della proclamazione dello stato di agitazione del personale della Giunta regionale d'Abruzzo per riportare al centro dell'agenda politica un tema, quello della legge regionale 35 di riforma della macchina burocratica abruzzese, che è rimasto, a loro dire, lettera morta. Non c'è nessun investimento sul personale, non si investe in formazione, non si sa quale deve essere l'allocazione, per esempio, delle nuove funzioni che la Regione Abruzzo dovrà avere a seguito del passaggio appunto di funzioni dalle province. Non si sa dove il nuovo personale verrà allocato, non si sa quale deve essere l'organizzazione della Regione in termini di sedi periferiche, e quindi noi su questo chiediamo più attenzione e un maggiore impegno.
In un discorso oggi complicato sui servizi provinciali che devono essere assorbiti dalla regione, dove ci sono tanti dipendenti legati che sono a rischio di esubero, mentre la regione non fa altro che assorbire solo i dirigenti. So che hanno assunto 7-8 dirigenti provinciali. Per i sindacati il caos che si sta determinando è il frutto della noncuranza dei vertici della regione, che intanto hanno convocato per il prossimo martedì 29 marzo all'Aquila una riunione con i rappresentanti dei lavoratori. Bisogna riorganizzare gli uffici in modo di dare un servizio un po' più celere e più veloce ai cittadini. E quando si parla che di chiudere alcune sedi periferiche, noi non abbiamo detto no, verifichiamone, andiamo a verificare e a quantificare quanto personale bisogna togliere dalle zone periferiche. Cosa chiedete? Noi chiediamo il travaso di fondi dal comparto della dirigenza al comparto del personale. Questo tutto avverrebbe a costo zero per la regione, quindi non c'è un ulteriore sborso di spese, però ci sarebbe un equilibrio e anche la valorizzazione di questo personale, che negli anni è stato, diciamo così, fortemente messo alla prova. Si è trattato di un caso di parto precipitoso che riguarda la rete di emergenza urgenza. La vera notizia è che per la seconda volta in pochi mesi si è messa in moto la macchina dello STEN, servizio trasporto emergenza neonatale, e ha funzionato bene. Così l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci, a proposito del parto avvenuto ieri nel pronto soccorso dell'ospedale di Penne. Paolucci aggiunge: in queste situazioni è la rete di emergenza che si mobilita verso l'ospedale più vicino e il parto in pronto soccorso è previsto nei centri privi di punto nascita. La presenza o meno del reparto di ostetricia non c'entra nulla, poiché è impossibile evitare l'eventualità di un parto precipitoso. E ora ci spostiamo all'Aquila. In Consiglio Comunale passa la mozione contro la riforma costituzionale. Cialente, il primo cittadino, a sorpresa si astiene, e striscione di Vittorini per le morti del 6 aprile 2009. Passa in Consiglio Comunale la mozione contro la riforma costituzionale. Astenuti il sindaco Massimo Cialente e il consigliere Cimoroni. Il PD dice no e anche l'IDV. Il presidente del Consiglio Comunale Carlo Benedetti invece vota sì. Il sindaco Massimo Cialente prende tempo e attende di conoscere la posizione di Bersani. Ma io aspetto un pochettino quello che sarà l'evoluzione all'interno del PD. Quindi Bersani? Ma è chiaro che io in questo momento sono tuttora molto più vicino a quelle posizioni. Diciamo che rispetto alla situazione io credo che Renzi molte cose che stia facendo abbia mosso molte acque chete, per una mancanza di coraggio c'è sempre stata. Nello stesso tempo ritengo che io non sopporto questa riforma costituzionale, che resti un Senato che secondo me poteva essere benissimo escluso perché il bicameralismo non serve. Non sopporto mai però le liste bloccate. Io sono un nemico delle liste bloccate per principio. Sono stato eletto la prima volta deputato con i voti che le persone mi dettero sulla base di una vera campagna elettorale, mi vedeva partire più che sconfitto, che mi vide più che vincente. La seconda volta ero un nominato col Porcellum e non mi piacque. Intanto si presenta in Consiglio Comunale con un cartello Verità per la strage Vincenzo Vittorini, che insieme ad altri familiari delle vittime del sisma per il 30 marzo ha organizzato una manifestazione cittadina. Da oggi e fino alla fine del mio mandato porterò con me, fin quando non si farà verità e piena luce sulla strage dell'Aquila, porterò con me e porterò con me in Consiglio Comunale questo striscione. Il 30 poi, questo come consigliere comunale, come familiare delle vittime, insieme a Pierpaolo Visione, a Maurizio Gore, a Massimo Cinque invece, abbiamo convocato tutti per il 30 marzo. Il 30 marzo è il giorno in cui parte tutta l'operazione mediatica, c'è la telefonata. C'è la telefonata che ha dato il là alla morte e all'uccisione di 309 persone. Quella sarà una manifestazione per dire no all'insabbiamento, per dire no a far cadere nell'oblio.
Nella notte hanno forzato l'ingresso del municipio di Popoli e con bombolette spray hanno imbrattato i muri con frasi contro l'ACA, l'azienda comprensoriale acquedottistica, contro l'ex sindaco e attuale consigliere comunale del PD Emilio Castricone e contro l'ex presidente dell'ACA Ezio Di Cristoforo. Tra i primi ad arrivare in comune, dopo l'allarme degli addetti alle pulizie, il sindaco Concerzio Galli, il quale ha avvisato i carabinieri. Il sindaco Galli ha quindi provveduto a far coprire le scritte. Da alcune indiscrezioni sembrerebbe che il raid sia legato alla continua lievitazione delle bollette dell'acqua per i cittadini di Popoli, anche alla luce del fatto che l'ACA sarebbe debitrice nei confronti del comune di circa 500.000 euro, una cifra importante per l'economia di un piccolo comune. Sono partiti i lavori sulle strade provinciali del comune di Teramo per la messa in sicurezza e per il rifacimento del manto stradale. 90.000 euro il costo dei lavori già partiti, in programma interventi complessivi per altri 200.000 euro. Migliorano le condizioni sul manto stradale, viste le opere strutturali su tutto il territorio comunale della provincia di Teramo. Sì, l'amministrazione provinciale sta continuando un'opera importante sulle strade provinciali, in modo particolare io seguo quelle sul territorio comunale di Teramo. Ultimamente sono partiti i lavori sulla SPD18, zona Varano, Collemenuccio, Monticelli, dove da tanti anni c'è una situazione di pericolo e abbiamo iniziato qualche giorno fa un intervento importante di 90.000 euro. Si sta già procedendo velocemente con appunto il messa a livello delle quote stradali e successivamente saranno opere importanti di asfalto. Anche sulla SP47 per Valle San Giovanni interverremo a breve, abbiamo fatto un'altra riunione con i cittadini settimana scorsa, che è seguita la prima riunione di gennaio, abbiamo presentato il progetto esecutivo approvato per un importo di quasi 200.000 euro, la gara è iniziata, siamo coscienti che a metà aprile avremo il nome dell'impresa con tutti gli adempimenti di legge. Pensiamo che entro il mese di maggio possiamo iniziare veramente questi lavori che riguardano due punti sulla strada di accesso al paese. Al via i nuovi bandi per coordinatori della sicurezza grazie al progetto INAIL e comitati territoriali. Giunto alla sesta edizione, dai dati parziali diffusi dall'INAIL calano infortuni nei cantieri edili della provincia dell'Aquila. Incentivare la cultura della prevenzione nell'interesse delle imprese che investono in sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo è l'obiettivo del progetto Borse di Studio in Edilizia, promosso dall'INAIL e CPT Provinciale, oramai giunto alla sesta edizione. I destinatari sono giovani provvisti del titolo di coordinatore della sicurezza. Nella nuova edizione i destinatari sono 5 laureati aventi età massima di 30 anni e 5 diplomati età massima 26 anni. Il corso, della durata di 5 mesi e 380 ore complessive, è costituito da una fase propedeutica di richiamo normativo e di attività d'aula in merito a tematiche attinenti, di seminari e soprattutto di accessi dei cantieri edili stradali, ove dietro la guida di tutor esperti si potranno esaminare e imparare in termini concreti le corrette procedure di prevenzione. Complessivamente, come negli anni precedenti, noi abbiamo formato attraverso borse di studio, abbiamo formato all'incirca 50 professionisti, quindi ingegneri, architetti e diplomati, tutti aventi il titolo di coordinatore della sicurezza, che attraverso una formazione di aula, ma anche soprattutto poi attraverso una formazione entrando nel cantiere, questi accresceranno la propria cultura della sicurezza. E l'andamento infortunistico in provincia dell'Aquila sembra dare ragione a questa politica. Dai dati parziali e in elaborazione in mano all'INAIL, infatti, gli infortuni nei cantieri edili sono passati da 700 del 2013 a 200 del 2014, gli infortuni mortali sempre in edilizia da 5 a 2. Assegnati i 3 lotti della gara europea per l'illuminazione pubblica intelligente in 33 comuni della provincia di Teramo.
L'illuminazione pubblica diventa una rete intelligente. Sono state assegnate infatti le gare europee relative al progetto Paride, presentato oltre 4 anni fa dalla provincia di Teramo, che interessa 33 comuni. Un po' in ritardo, però finalmente ci siamo. Siamo arrivati alla fase dell'aggiudicazione provvisoria delle imprese che si sono appunto aggiudicate gli appalti che sono andati in gara. Un appalto complesso chiaramente per il numero di comuni coinvolti, per diciamo, la tipologia di intervento. Gli investimenti soprattutto, la gara prevedeva un investimento minimo di 16 milioni di euro, a seguito poi della gara insomma, le società aggiudicatrici si sono impegnate a fare investimenti per oltre 25 milioni di euro, a dimostrazione che questo si tratta di un settore di grande sviluppo e sostanzialmente un intervento che consentirà a molti comuni di poter avere impianti a norma di pubblica illuminazione e poter fare anche interventi aggiuntivi rispetto a quelli programmati, quindi non solo nuove linee eventualmente, non solo messa a norma di palesi, non solo messa a norma di impianti vari, ma anche altri servizi tipo videosorveglianza e quindi tutti quegli altri servizi che i comuni hanno chiesto proprio in sede di predisposizione degli atti di gara. Insomma, un bel risultato. I dati più significativi sono che noi riusciremo ad efficientare la pubblica illuminazione, quindi anche il consumo di energia, sulla maggioranza dei comuni teramani facendo investire privati per 25 milioni di euro. Faccio due esempi dei due comuni più grandi che hanno aderito. Teramo, a fronte di una richiesta di investimento, quindi di miglioramento delle strutture della pubblica illuminazione per 2 milioni e 3, l'azienda che se l'ha aggiudicata ha offerto 4 milioni e mezzo. Quindi noi avremo non solo ovviamente un risparmio energetico, non solo un abbattimento dei costi, ma nell'immediato, entro 280 giorni, si riverseranno su questo territorio tanti soldi. Questa mattina si è svolta a Pescara la cerimonia di premiazione del concorso internazionale Le parole di D'Annunzio. Grande la partecipazione da tutta Europa per gli studenti delle scuole superiori che si sono confrontati con la reinterpretazione dei neologismi d'annunziani. Il concorso internazionale Le parole di D'Annunzio ha riscosso grande partecipazione da parte degli studenti che hanno fatto pervenire alla giuria del premio 85 elaborati incentrati sull'illustrazione creativa di uno dei tanti neologismi coniati da Gabriele D'Annunzio. Parole come velivolo, scudetto, tramezzino e tante altre che il Vate ha inventato e che sono rimaste nell'uso comune della lingua italiana. Tra i 12 finalisti sono risultati vincitori ex aequo gli studenti Gianmarco Dell'Ovo e Gabriele Eva, secondi classificati sempre ex aequo gli studenti Martina Andrenacci, Desiree Berardinucci, Giada Cardelli, Gaia Raddadi, Francesco Ranieri. La giuria ha inoltre ritenuto di segnalare con una menzione speciale gli studenti Elena De Vita, Ginevra Marchetti, Monica Medori, Daniele Stoia e Benedetta Zaninello. Questi ragazzi riceveranno come premio nella giornata mondiale della poesia una biblioteca di poesia contemporanea gentilmente offerta da parecchie case editrici, sono 72 volumi di poesie di autori classici e contemporanei del Novecento e viventi, mentre le scuole dei due licei di appartenenza riceveranno 2 biblioteche d'annunziane di 38 volumi ciascuna. Sono le pubblicazioni del nostro Centro Nazionale di Studi d'Annunziani, ma sono anche altre pubblicazioni che ci sono state date da studiosi di D'Annunzio, tra i quali voglio segnalare Franco Di Tizio. Il 21 marzo diventa una data simbolica per l'Università Italiana. La CRUI chiama a raccolta gli Atenei per lanciare un allarme sul rischio di perdita di competitività internazionale. Sono 80 gli Atenei aderenti, tra cui quello teramano. Con lo scopo di riaffermare il ruolo strategico della ricerca e dell'alta formazione per il futuro della nazione, la Conferenza dei Rettori Italiani ha promosso per oggi, 21 marzo, una giornata di mobilitazione nazionale per una nuova primavera delle università. Tra gli 80 Atenei aderenti c'è l'Università degli Studi di Teramo. È una primavera dell'università che è necessaria per cercare di invertire la direzione verso cui sta andando il nostro sistema universitario e il Paese. In Italia l'investimento nella formazione universitaria è di 103 euro per abitante, in Corea del Sud è di 628 euro per abitante. Non è un caso quindi che se dobbiamo acquistare un televisore di ultima generazione di tecnologia innovativa dobbiamo scegliere un modello coreano. Il sistema delle università italiane oggi vuole porre l'accento su
questi dati, sulle potenzialità che le università in Italia possono offrire al territorio, allo sviluppo economico ma anche alla crescita culturale e al raggiungimento di un equilibrio sociale di cui il Paese ha bisogno. Sono felice di annunciare che sono in arrivo qui a Teramo ben 15 dottorandi di ricerca stranieri, verranno da tutto il mondo e si formeranno a Teramo per 3 anni con un finanziamento dell'Unione Europea nell'ambito di Horizon 2020. È un po' un'inversione di tendenza, ci fa piacere poter dire che a Teramo i cervelli siamo in grado di attrarli. E ora la pagina dello sport. Prima di parlare di Crotone Pescara, vi diciamo che è saltata un'altra panchina in Serie B, era nell'aria, ma Cristian Panucci non è più il tecnico del Livorno al suo posto. È stato chiamato Franco Colomba, il secondo esonero stagionale per Panucci, appunto, sulla panchina labronica. E ora parliamo di Crotone Pescara, un'altra giornata assolutamente negativa per i biancazzurri, la quarta sconfitta consecutiva. Ancora una volta con tanti gol sul groppone. Il Delfino affoga anche sulle rive dello Ionio e vede complicarsi maledettamente anche i giochi playoff. Ancora una volta sono state le solite amnesie difensive di Fiorillo e compagni a fare la differenza in negativo in una gara che i biancazzurri hanno giocato con impegno, costruendo anche diverse occasioni da rete, ma pagando a caro prezzo gli errori nelle retrovie. Nel catino dell'Ezio Scida i biancazzurri si presentano con la formazione annunciata e con Mandragora difensore centrale in coppia con Fornasier. Nel Crotone in attacco c'è Palladino che è preferito a Stoia. Al sesto minuto su angolo difensori biancazzurri si dimenticano di Dos Santos che a 2 passi da Fiorillo mette in rete per il vantaggio locale. Per il Pescara la maledizione dei gol in apertura di gara continua. La formazione ospite cerca di reagire ma spesso si espone al contropiede dei locali che possono contare sulla velocità di Ricci e Budimir. E così accade che al 15° proprio Budimir costringe Fiorillo alla respinta difettosa. Con il proseguimento dell'azione la palla che finisce a Palladino che tutto solo in area sul servizio di Ricci mette facilmente in rete per il 2-0. La squadra di casa è scatenata al 20° e Fiorillo a dover salvare con i piedi su tiro di Martella. La prima conclusione del Pescara verso la porta di casa arriva al 21° con un tiro di Caprari che conclude però centralmente. Al 25° i biancazzurri si rendono pericolosi con un colpo di testa di Lapadula che sfiora il palo. I ragazzi di Massimo Oddo ci credono e al 26° trovano il gol del 2-1 con Lapadula che su tiro violento di Caprari mette con un tocco alle spalle di Cordaz. La gioia pescarese del gol dura però una manciata di minuti visto che al 29° Giuseppe Zampano di testa fa 3-1 dopo un errore in uscita di Vincenzo Fiorillo. La difesa pescarese dimostra ancora di essere in un periodo a dir poco negativo. I biancazzurri ci mettono il cuore al 32° e Lapadula su punizione a mandare il pallone di un soffio al lato. Tutto si può dire tranne che non ci sia impegno da parte della formazione adriatica che al 43° ha una super occasione con Verre che trova però il salvataggio della difesa crotonese in calcio d'angolo. Nella ripresa il Pescara inizia con piglio deciso, ma le amnesie difensive sono sempre purtroppo dietro l'angolo e così al 9° ancora sugli sviluppi di un altro corner arriva il gol questa volta di Ferrari sempre di testa. Un incubo per Fornasier e compagni che rischiano il naufragio. Il Pescara poi invece realizza il gol del 4-2 al 21° con un rigore trasformato da Memusciai assegnato da Maresca per un fallo in area di Paro sullo stesso capitano biancazzurro. Gara di nuovo un po' riaperta, si fa per dire, con i biancazzurri che ricominciano ad attaccare mancando però l'ultimo passaggio. A metà tempo arriva anche l'espulsione del tecnico crotonese Juric per proteste, mentre al 23° è Torreira a chiamare Cordaz ad una parata non facile. Non è una grandissima giornata per Lapadula che al 37° su perfetto cross del neoentrato Pasquato alza dal dischetto del rigore sopra la traversa. Per il Pescara è un altro boccone amaro, davvero duro da mandare giù. Situazione assolutamente opposta invece in casa Virtus Lanciano dopo la vittoria sul Cesena, oramai mancano circa 12 punti al conseguimento del traguardo della salvezza. Ascoltiamo l'attaccante Marilungo e il vicepresidente Maio. Innanzitutto Guido, un altro gol contro la tua squadra, l'esultanza non c'è stata ma comunque complimenti per quel gol.
No, grazie, sì, risultanza non c'è stata perché a Cesena mi hanno sempre trattato benissimo, sono stato benissimo e dopo anche quello che mi hanno fatto i tifosi della partita d'andata è una cosa credo che dovuta, da avere rispetto per loro. Sicuramente il rigore espulsione ci ha aiutato molto perché loro stavano giocando meglio, ma sapevamo che il Cesena era una squadra fortissima che è appunto andata in Serie A, quindi eravamo consapevoli che sarebbe stata durissima e poi sì, magari l'espulsione e il rigore ci ha aiutato. Il campionato è ancora lunghissimo, sicuramente stiamo facendo alla grande, dobbiamo mettere più punti possibile, il prima possibile, poi vedremo. Sono rimasto perché alla fine non mi andava di... Ho detto anche in precedenza, quando sono andato da Versa l'ultimo giorno ho pensato di andare via perché io lo dovevo il mister di rimanere perché aveva fatto molto per me. Poi quando sono andato ho pensato anche di andare via, però non mi andava di abbandonare i compagni in momenti di difficoltà e alla fine sono rimasto. E adesso le cose stanno girando bene anche con un po' di fortuna. È normale che fa tutto piacere in questo momento, quindi siamo a buon punto. Poi arrivare alla goliata salvezza, a cui forse ero uno dei pochissimi che ci credeva, e adesso tutti quanti cantiamo e balliamo, ma è giusto così. Credo che vadano tutti i meriti alla squadra, ai ragazzi, agli allenatori, e va bene così, la società fa quel che può. Sarà Pierantonio Perotti della sezione di Legnano a dirigere il derby di Lega Pro di dopodomani al Bonolis di Teramo tra Teramo e L'Aquila. La gara avrà inizio alle ore 17. Ora scendiamo in Serie D e facciamo il punto di quanto accaduto ieri. Due vittorie ed una sconfitta è il bilancio abruzzese della 28esima giornata del girone F di Serie D in attesa della disputa di Avezzano-Giulianova il prossimo 30 marzo. I sorrisi sono quelli di San Nicolò e Chieti. La compagine teramana si riscatta dopo la prova più brutta stagionale a Fano e rifila quattro reti alla malcapitata Folgore Veregra che nelle ore antecedenti il match aveva esonerato il tecnico Zaini per affidarsi a Fabrizio Grilli. Dopo la rete in apertura di Bucchi, protagonista di giornata è stato Merlonghi che con una tripletta ha sedato il doppio tentativo di rimonta dei marchigiani. Resta vivo l'inseguimento al quinto posto, probabile sia decisivo lo scontro diretto con la Recanatese tra due giornate. Intanto il tecnico Epifani si gode la matematica salvezza dopo aver tagliato il traguardo dei 42 punti. È stata dura arrivarci perché sembrava facile, ma non era così perché il campionato è terribile e oggi abbiamo fatto una grande partita, una grande vittoria. Col vento in poppa il Chieti, la squadra neroverde fa un sol boccone di Risernia, la cui crisi al momento non si attenua neanche con l'avvento in panchina del neotecnico Carmelino Gioffrè. Brava la squadra di Marino a far emergere il divario tecnico esistente tra le due compagini. Il rigore di Varone, poi Massimo e Fiore, prima del penalty di Cantoro per il 3-1 finale. Chieti in centroclassifica, più 5 sui playout, meno 6 dai playoff. Se i neroverdi vogliono guardare in alto, non possono fermarsi qui. Intanto Marino esalta la prova di gruppo. L'individualità viene fuori quando la squadra è squadra, se no dopo l'individualità, come l'avete visto tante partite qua, si disperde. Parte con una sconfitta l'avventura di Candido Di Felice sulla panchina della Miternina al posto di Vincenzino Angelone. Difficile però sperare in un risultato diverso sul campo della capolista Samb, che già dal prossimo turno potrà avere anche il conforto della matematica per la vittoria del campionato. Prestazione però più che dignitosa per l'11 scoppitano, che limita i danni perdendo di misura e complice il KO della Folgore resta a meno 5 dalla zona playout. La fiammella della speranza salvezza resta accesa, ma con la Jesina dopo Pasqua ci sarà l'obbligo dei 3 punti. Chiudiamo con il basket, semifinali playoff di C Silver. A sorpresa la pallacanestro Silvi ieri ha espugnato il Pala Scapriano e ha battuto in gara 1 il Basket Teramo 2015. Una considerazione chiave è balzata subito alla mente dopo che la sirena del Pala Scapriano ha decretato la straordinaria ed inaspettata vittoria della Pallacanestro Silvi sul Basket Teramo con il punteggio di 57 a 63. La considerazione è la seguente: il basket raramente non premia chi gioca di squadra. È una sorta di legge non scritta ma che ha trovato conferma ancora una volta nell'impresa compiuta contro ogni pronostico dei ragazzi di coach Tommaso Tom D'Alberto, bravi soprattutto nel capire il tipo di binario che avrebbe preso l'incontro dopo il primo quarto, ovvero quello dei nervi e della difesa, a discapito della tecnica e dell'attacco.
I gialloblu infatti hanno anche snaturato il loro gioco, fatto di corri e tira, il catch and shoot come lo chiamano negli Stati Uniti, concentrandosi molto su una difesa aggressiva ed organizzata che più volte ha rotto gli schemi dei biancorossi, bloccando letteralmente due giocatori chiave del Teramo, Salamina e La Gioia, autori di 10 punti complessivi. Una lettura intelligente della partita, segno di una grande unità da parte dei gialloblu anche fuori dal campo, come ha confermato lo stesso coach D'Alberto. Si è creato questo bel gruppo, questa bella coesione di gruppo dove lavorano insieme, si cercano insieme sia in difesa che in attacco. È una squadra che non ha egoismo, è una squadra che piace distribuirsi la palla e questa è stata la nostra forza. Dall'altra parte, se si esclude l'intero primo quarto e metà del secondo periodo, la prestazione del Basket Teramo è stata deludente. Statistiche alla mano, i 6 punti realizzati nella quarta frazione sono il chiaro segnale di una squadra che forse ha affrontato con troppa sufficienza l'incontro, sottovalutando l'avversario, battuto 3 volte tra stagione regolare e fase ad orologio. Eppure il coach biancorosso Sandro Di Salvatore alla vigilia aveva messo allerta i suoi ragazzi, un messaggio che evidentemente non è stato recepito, con i biancorossi che adesso si vedono obbligati a vincere gara 2 giovedì 24 marzo ore 19 al Palapiomba di Silvi per non uscire dalla post-season. Nella testa di qualcuno c'era questa cosa di vincere la partita con facilità, ma i playoff sono questi. È dura, abbiamo fatto un piccolo passo indietro, adesso siamo bravi, dobbiamo andare a vincere a Silvi, la partita, la classica partita da dentro fuori. Vi ricordo l'appuntamento delle ore 21 in diretta con Replay di Enrico Rocchi per parlare della crisi del Pescara. Questa seconda edizione del TG6 finisce qui, grazie per l'attenzione, buona serata.